Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi qui sotto, attivate la campanella per ricevere gli aggiornamenti sui prossimi video che pubblicherò. Oggi parleremo, in questo video di come si realizzano delle scritte 3D personalizzate, quindi partendo da un font, da un programma di videoscrittura oppure da una scritta già in formato PNG, quindi da un'immagine, importandola in un software CAD tipo Tinkercad ad esempio, per trasformarla poi in STL per poterla farla stampare alle nostre stampanti 3D, come per esempio vedete qui dietro alle mie spalle. Seguite il video e se vi piace mi raccomando mettete un pollice in su, lasciate qualche commento, chiedetemi, fate domande, insomma io sono qui a disposizione. Ok, allora io ho già estratto le lettere da un file di Word, lo vado ad esportare come immagine. L'immagine vi ricordo che deve essere in PNG, come si vede qua nella schermata. Quindi con l'immagine salvata in PNG cerchiamo un convertitore online da PNG al formato SVG. Io ho trovato questo che è anche in italiano. Andiamo a selezionare il file, seleziona file. Mi raccomando, deve essere salvato in SVG. Si possono fare anche più di una conversione. Io ho fatto quella della lettera F per poi unirla con il resto della scritta nel programma di architettura 3D. La conversione è stata completata, andiamo a scaricare i due file SVG ed adesso andremo a vederli ad importarli in Tinkercad. Cerchiamo Tinkercad, eccolo qui, facciamo accedi. Io sono già registrato, quindi accederemo direttamente. Qua vedete i progetti che ho appena fatto. Andiamo a creare un nuovo progetto e andiamo ad importare. Possiamo trascinarli oppure selezionarli dall'elenco i due file in SVG. Allora importiamo prima la F, ve le importa come vedete molto ma molto grandi perché poi l'immagine ha il livello di pixel molto molto grande, quindi possiamo poi spostare il pezzo della F modificando anche l'altezza, le dimensioni come un normale oggetto 3D. Importiamo il resto della scritta, qualche secondo perché importi il file e lo converta. Ok, l'importazione del resto della scritta è avvenuta, quindi andiamo a posizionare la F accanto al resto della scritta, la giriamo, la mettiamo giusto nell'angolo in modo da avere anche la direzione e la planarità della scritta nel momento in cui la uniamo. Uniamo i due pezzi e andremo poi a stampare. Ecco, come vedete non è propriamente dritta, quindi andiamo ad inclinare un pochino e soprattutto andiamo ad unire in modo stabile. Intanto facciamo la F anche un po' più grande perché non è proporzionata, essendo la lettera maiuscola. Rimpiccioliamo un attimo la scritta cercando di trovare la proporzione giusta. Ecco, questo passaggio, se scegliete un carattere, un font che scrive tutte le lettere unite, come la parte Ederico, diciamo, non è necessario. Questo font, la F, rimaneva staccata dal resto del nome, quindi per forza ho dovuto farne in due pezzi. Quindi uniamo il tutto, verifichiamo, mi raccomando sempre che l'unione dei punti sia e anche le altezze siano corrette, quindi portiamo anche il resto della scritta a 10 mm, quindi a 1 cm come la F. Girate la scritta in più direzioni in modo da avere certezza che l'inclinazione sia corretta e
appunto avere la proporzionalità giusta di una volta stampata la scritta. Come dicevo, nel caso il carattere sia o l'immagine sia tutto un blocco unico, in fase di stampa non c'è bisogno di fare questi passaggi con la lettera iniziale maiuscola. Ecco, nel movimentare, mi raccomando, fate sempre attenzione che non si spostino le altre quote, quindi soprattutto l'altezza, e verificate prima di esportare il tutto, che sia tutto corretto. Ok, quindi ingrandiamolo in modo da vedere se la giunzione quanto prende, se vedete la diversa colorazione tra il blu e il marroncino della F, indica quanto la E, diciamo, entri all'interno della F. Poi selezioniamo il tutto, andiamo a dare il comando raggruppa, in modo da raggruppare tutto in un unico blocco, e poi dare le proporzioni con le misure che compaiono alla scritta, in modo da farla delle dimensioni più grandi in base al vostro piano di stampa della stampante. Ok, quindi unendo la F col resto della scritta andiamo ad esportare il nostro file in STL, per farlo poi lavorare dallo slicer che utilizziamo per la nostra stampante 3D. Qui abbassiamo Chrome, io apro Idea Maker e vado a prendere il file STL appena creato. Idea Maker lo utilizzo per la stampa con la Sidewinder X1. Quindi andiamo poi ad importare il nostro modello STL, posizionandolo sul piano di stampa, e da qui possiamo andare a dare delle misure, che attualmente sono di 180x140, in modo da averlo, come dicevo prima, per una stampa all'incirca di 28 cm di lunghezza. Il piano della Sidewinder X1 che vedete qui in questo momento è di 30x30, l'area di stampa, quindi arrivando praticamente con le indicazioni quasi al bordo, siamo all'incirca approssimativamente appunto a 28 cm di lunghezza. Andiamo a centrare la scritta sul piano di stampa e poi a dare i parametri di slicing che più preferite. Io ho di solito, per fare questa scritta, ho fatto queste impostazioni con il PLA del Cyber 3D, un'altezza dell'Air 02, cioè una qualità standard, diciamo. Andiamo a modificare il tipo di riempimento o la densità di riempimento. In questo caso lasciamo tutto così com'è, quindi esagonale, con un riempimento del 15%. Mandiamo lo slicing, e una volta completato lo slicing potremmo eventualmente verificare l'anteprima di stampa o esportarlo sulla chiavetta o sulla scheda SD, per poi andarlo a stampare con la nostra stampante. Ok, purtroppo non ho fatto la foto della stampa e del file del timelapse, non è venuto per la scritta, quindi mi spiace non potervela mostrare. Però vi lascio il link qui nella descrizione della mia pagina su foto, dove di solito pubblico tutte le mie realizzazioni che ho fatto con la stampa 3D finora, partendo sin dalle prime fino alle ultime. Come potete vedere qui, sono in ordine, quindi la stampa della maschera di Squid Game, il piggy bank, quindi il porcellino salvadanaio, la litofania, la lampada, e tutte le altre, il TARDIS fatto con la Flashforge Creator Pro 2. Quindi vi lascio il link in descrizione. Mi raccomando, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi qui sotto. Attivate la campanella per restare aggiornati sulla pubblicazione dei miei prossimi video. E niente, se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, per me è molto importante. E vi aspetto nei commenti se avete qualche domanda o qualche approfondimento da fare.
Grazie a tutti e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!